box. Il commissario per la ricostruzione post-sisma Giovanni Legnini ha incontrato presso la sede di Confindustria Chieti Pescara una delegazione formata da ANCI Abruzzo, uscita soddisfatta dopo le richieste avanzate in materia di sburocratizzazione e regole chiare per un settore ormai in crisi dal 2008 e dalle prese con cantieri che riguardano la ricostruzione privata. Legnini ha annunciato come prima della fine dell'anno firmerà una nuova ordinanza sulla ricostruzione privata con l'intento di risolvere alcune problematiche ancora aperte, dalla ripartizione del contributo nei condomini agli interventi sugli edifici di interesse culturale, alla migliore definizione degli aggregati, alla messa in sicurezza degli edifici non più agibili per la funzione per cui erano stati costruiti, alle tolleranze costruttive. Sarà l'ultima sulla ricostruzione privata con la quale noi colmiamo dei vuoti di disciplina, risolviamo i problemi che ci sono stati segnalati dai progettisti, dai sindaci, dai cittadini. E chiudiamo la stagione del cambio delle regole. Dopo ci metteremo al lavoro sul testo unico, che sarà il frutto di una partecipazione ampia, diffusa, testo unico che non rimetterà in discussione le scelte che abbiamo fatto in questi mesi, che sono molto innovative, ma gli darà una forma, una sistemazione, una chiarezza e una stabilità che i cittadini, i professionisti, le imprese e i sindaci ci richiedono. C'è stato un confronto molto positivo, fruttuoso, di reciproco ascolto. Io penso che il ruolo delle imprese e quello dei progettisti sia assolutamente rilevante, decisivo. Noi fra alcuni mesi, se le cose andranno bene, saremo nelle condizioni di poter dare un impulso ancora più forte di una ricostruzione che sta assumendo un ritmo significativo. Occorrerà che le imprese e i professionisti stiano al passo, perché in questi anni hanno sofferto moltissimo e quindi hanno dovuto ridurre le dimensioni aziendali, e adesso si tratta invece di affrontare una sfida sia sulle ricostruzioni sia sui superbonus molto rilevante. Quanto è importante che il governo centrale, ma anche quello europeo, sposino in pieno la causa della ricostruzione? Ma ciò è accaduto. Oggi disponiamo di gran parte degli strumenti che sono stati richiesti, altri sono in via di varo. Con la prossima legge di bilancio basti pensare al fatto che vi è un rifinanziamento della ricostruzione, sia quella dell'Aquila 2009 con 2 miliardi e 4, sia quella del Centro Italia con 1 miliardo e 7, nuove risorse, stabilizzazione del personale che lavora negli uffici speciali e nei comuni. Insomma, in questo anno l'attenzione del governo e del Parlamento è stata molto elevata. Per chiudere, lei come commissario è pienamente disponibile a quelle che sono le richieste, come è successo oggi, degli operatori della ricostruzione? Io sono disponibile ad ascoltare, ad accogliere tutte le proposte che migliorano il processo di ricostruzione, sin qui molto lento, che invece deve assolutamente decollare a un ritmo sostenuto, anche per sopperire alla crisi determinata dall'emergenza sanitaria. Apporto fondamentale per la ripresa del settore potrebbe arrivare dall'approvazione della legge per prorogare il Superbonus 110 almeno fino al 2023. Si è parlato anche di Superbonus 110, all'inizio un po' farraginoso, ma che è un volano importantissimo per il lancio del PIL proprio del paese Italia. Noi abbiamo stimato che soltanto con il Superbonus possiamo mettere a lavorare tra le 100 e le 200 mila dipendenti. Quindi capiamo che è una risorsa importantissima per lo Stato, ma soprattutto per i cittadini italiani. Il nostro cruccio più importante è quello di avere nei cantieri imprese qualificate, e le imprese qualificate portano lavoro a regola d'arte, portano lavori fatti con maestranze regolari e non con maestranze irregolari e non qualificate. Lei ha chiesto tanto al Presidente per la ricostruzione Legnini, però ha sottolineato quanto sia importante, quanto sia una grossa risorsa questo nuovo testo unico. Sì, è molto importante, e devo dire che il Commissario Legnini ha ascoltato le nostre istanze, anche perché capisce che il Commissario è un tipo molto pragmatico e sa che noi ci sporchiamo le mani tutti i giorni, siamo in cantiere e conosciamo le problematiche. È naturale che non tutto
riconosciamo che non si può avere, ma il lavoro incessante che ha fatto negli ultimi 8 mesi il commissario Legnini ha portato a una sburocratizzazione, a una incentivazione ad aprire i cantieri in una maniera importante. Voi come ben sapete sono 12 anni che il nostro settore è in crisi, sono 12 anni che abbiamo perso soltanto maestranze, oggi abbiamo problematiche per quanto riguarda avere sia operai e assistenti di in dubbia qualità e quindi dobbiamo far fronte a queste lacune per poter affrontare la ricostruzione e i bonus, i lavori che derivano dal bonus 110% per poter rilanciare l'economia del paese. Proprio su questa ultima cosa delle manovalanze dei professionisti, ha chiesto corsi di formazione per far sì che le persone che poi vengono a lavorare sul cantiere siano persone professioniste che sanno il lavoro che devono svolgere. Certamente, noi con gli enti paritetici abbiamo anche il Formedil che si occupa di formazione del personale. Ahimè, purtroppo 12 anni di crisi hanno portato a destrutturizzare questo settore, soprattutto nella manodopera. Quindi stiamo parlando, stiamo discutendo sia con la Regione Abruzzo, ma soprattutto anche con le istituzioni nazionali per far sì che partano corsi di formazione e riportano il settore dell'edilizia a quel settore trainante, come dicevo prima, per il PIL italiano. All'incontro hanno partecipato i presidenti delle delegazioni provinciali di ANCE. Il presidente di ANCE Pescara Chieti, Gennaro Strever, ha chiesto al presidente Legnini di valutare la possibilità di ristrutturazione per quanto riguarda il settore alberghiero, così da stimolare il turismo in una regione colpita negli anni da forti terremoti. Mentre il presidente di ANCE Teramo, Ezio Iervelli, ha puntato il focus sulle procedure SAL, lo stato di avanzamento dei lavori. Il nostro sistema alberghiero è abbastanza vecchio, di cui rinnovarlo per dare maggiore ospitalità ai turisti che verranno a visitarci sarebbe un bel biglietto da visita per il settore del turismo, che è un settore trainante per il nostro paese e che nessuno ci potrebbe mai portare via. Oggi il commissario Legnini è stato molto concreto. Uno può essere anche d'accordo o meno con quello che dice, ma che non sia stato trasparente ha dimostrato effettivamente l'impegno e il cambio di velocità dal presidente commissario a quello che sta avvenendo attualmente, e vediamo, si vede. Quando si produce ne beneficia il paese, le imprese, il cittadino comune. Quando si crea ricchezza lo si crea per tutti. Ezio Iervelli, al presidente della ricostruzione Giovanni Legnini, lei ha chiesto soprattutto sulla procedura dei SAL e mi pare che è stato ampiamente soddisfatto della risposta che ha dato. Va bene, oggi siamo stati soddisfatti da tutto quello che ha detto il presidente Legnini, perché come ho detto in pratica ci ha fatto ascoltare tutto quello che noi volevamo ascoltare, ha toccato tutti i punti a noi cari che avevamo sollecitati, li aveva già trattati. Per quanto riguarda i SAL abbiamo ancora delle resistenze, gli uffici di ricostruzione che perdono un pochino di tempo intorno a falsi problemi, perché una volta che la pratica è stata istruita, l'importo è stato fissato, l'importo è quello, il SAL sono al 20%, al 40%, al 70% e poi al 100%, quando c'è il 20% controlli soltanto il totale e non devi ristruire la pratica, perciò ritengo che questa si possa accelerare. Teramo e la sua provincia che vive un momento un po' di difficoltà per quanto riguarda la ricostruzione, c'è tanto da lavorare, si è perso un po' di tempo negli ultimi anni. Sì, noi poi in Abruzzo è stata la città più colpita del sisma 2016. E abbiamo ancora molte persone che sono fuori casa, che devono rientrare negli alberghi, e allora si spera che con questa accelerazione si possa tornare alla normalità. Anche con il sisma bonus? Anche con il sisma bonus. Specialmente se si riesce a legare bene alla ricostruzione, come è stato detto. L'unico cavillo da superare, soprattutto che sia stato parlato, come ha detto anche il presidente, per la ricostruzione, è che ci sono da lavorare su certi fabbricati presenti su delle frane, quindi bisogna lavorare anche su quello. Sì, bisogna svincolare queste problematiche, però già se si riesce a unire bene, il commissario non vuole sentire accumulare, però unire bene le due, diciamo, situazioni, sisma bonus e sisma ricostruzione, avremo già un grande passo avanti, perché con la parte dell'accollo che è riservata ai privati crea un po' di problemi.
se si riesce a superare l'accollo, secondo me la ricostruzione partirà a pieni voti. Infobox.